Eccoci qua, salve ragazzi, qui è del 38, mi sentite, aspettate, prova, sì, credo molto bene, sì, più o meno, sto coso un po' si è storto un attimo, ecco qui, oh, ecco, bello il mio microfono, eh? Bello, 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 prova, ok, allora, lo metto qua, mi dovreste sentire meglio. Allora, che si dice? Benvenuto, buona domenica. Seconda cosa, sì, piccolo vlog domenicale. Il mio cappello, oggi sto con il mio bel cappellino perché i miei capelli fanno schifo. Allora, oggi, prima di tutto, un auguri a Mortal Kombat perché è visto come il miglior picchiaduro dell'anno. Sì, auguri! Ho sentito un casino fuori, però. Allora, bene, questa è la prima cosuccia. Bene, però parliamo in realtà di altro. Credo che avete notato tutti la situazione che sta girando nei social, soprattutto su YouTube. Mamma mia, tutti gli YouTuber lo stanno a dire. Ovviamente, parlo anch'io perché più che altro è una cosa che non è che mi tocca personalmente, perché non l'ho ancora comprato Cyberpunk, però si parla della situazione che Cyberpunk sotto sotto ha un po' mentito sulla questione delle vecchie console, che il gioco girava con le vecchie console. Questa, diciamo che è la situazione principale. Mo' analizziamo bene la cosa. Per prima cosa, appiccialuccia. Ole! A proposito, è inutile dirlo, ma solo un secondo. È inutile dirlo, ma vi farò vedere poi in futuro, più in là, tutta la collezione. I caschi che stanno aumentando drasticamente, no? Bene, però con calma, ritorniamo qui. Allora, ecco. Fatemi aggiustarmi la stata webcam. Ok. Benissimo. Tornando a noi. Ecco, infatti è molto meglio. Allora, che cosa succede? Praticamente c'è un casino che adesso Cyberpunk, per carità, se valutiamo il gioco nelle versioni attuali, più moderne, soprattutto sul PC o sulle ultime piattaforme, cioè le ultime console PS5 e Xbox Serie X o One X, o, mi scordo, scusate, posso sbagliare, mi confondo. Praticamente si sì, stavo pensando, praticamente girano bene. Ovviamente è inutile dire che nella versione PC è uno spettacolo della Madonna, però attenzione, solo per chi ha un computer ignorante. Chi ha un PC estremamente bello, ok? Ignorantissimo, vi parlo con una scheda video da 20 e 70 in poi, con una meno una RAM, anzi RAM, memoria di RAM da 32 a salire, forse anche quasi sui 40. Chi ha giustamente la fortuna anche di avere un computer di ultima generazione, un i7 probabilmente, con processore e scheda madre di ultima generazione. Ovvio che si può godersi di Cyberpunk. Chi ha le console, beh, si accontenta della versione dedicata di Cyberpunk alle console, che giustamente è stato riadattato, perché voi sapete che i giochi di ultima generazione, ovviamente la maggior parte sono fatti tutti dal computer, ovvio, ovvio. Che però un conto quando escono al PC che sono alla massima potenza, un conto che devono un po' essere un po', ecco, riadattati alle console, che le console hanno un problema semplice: la memoria e le prestazioni, che sono limitate, ma limitate si fa per dire che meno male, man mano più andiamo avanti le console arrivano ai livelli del PC prima o poi, non lo so quando, almeno dal punto di vista mio. Però c'è una questione che Cyberpunk se ne è proprio sbattuto, che è la cosa più importante: il salto generazionale. Allora, il gioco Cyberpunk in sé per sé è della next gen. Ok, che è stato fatto 2 anni fa e ancora è stato sviluppato, è stato rimandato, bla bla bla. E ovviamente molti dicono è della old gen, ma in realtà non è della old gen. Non è assolutamente della old gen.
È troppo potente quel gioco, graficamente parlando e di dettagli, perché la questione sono i dettagli. Mi spiego. Per la questione di generazione ci sono diciamo, i capistipate, o come posso dire, i gioconi che concludono un'era, o che concludono una generazione. Per intenderci, The Last of Us parte 2 è la conclusione della saga per la generazione della PS4, come è successo con The Last of Us parte 1 per PS3. È stata la conclusione dicendo questo è il massimo della PS3. Il 2 uscirà direttamente per la next gen. Stessa cosa, il 2 l'hanno fatto, è uno spettacolo, è fatto da Dio. Ovviamente diranno c'è la terza parte, sarà per la next gen. Sarà un'evoluzione. Intanto solo appena ora ho notato che la webcam mo mi sta facendo fare un movimento più fluido. Ogni tanto lo fa, ogni volta non lo fa. Sta webcam è strana. Sì, perché lo noto quando mi muovo. Vedete? Sembro molto più. Che succede? Succede che anche altri giochi, come ad esempio Mortal Kombat 11, che da versione 11 standard all'Ultimate, è passato direttamente per la PS5 Next Gen la versione Ultimate. Un update grafico aumentato, migliorato graficamente e tutto il resto, più i contenuti del Combat Pack 2 e compagnia bella. Uno dirà, ok, e poi un altro esempio è Final Fantasy 7 Remake, dove praticamente la prima parte è stata fatta per la fine della generazione, dicendo questo è il massimo sempre della console. Mo' ci concentriamo alla seconda parte, però se ne parla direttamente con la next gen. E sarà puramente next gen perché il capitolo, la seconda parte, passerà, secondo me, tra 2 o 3 anni ci vorranno. Minimo 2 anni, massimo facciamo 4. Come tutti i giochi attuali ultimamente. Cyberpunk, da 2 anni a questa parte, giustamente quello ha detto. Io lo voglio portare un gioco ignorante, però è andato un po' oltre, ok? Perché voleva fare il massimo degli altri tipi di giochi che sono usciti. Quindi diceva, no, io devo fare qualcosa di figo, no? Di figo, superiore agli altri. Quindi ha fatto un passo oltre, ok? Mettiamo così, ha fatto un passo oltre la lunghezza della sua gamba. È un progetto molto ambizioso, ok? E ci può stare, eh? So che c'è un problema. Il gioco è ignorante, ok? Di suo ignorante. Però è solo next gen. È solo next gen. Perché è solo next gen? È troppo pesante graficamente e di contenuti che elabora. Ok? Vi faccio un esempio, banalissimo. Io posso fare esempi con The Witcher 3, giochi appunto Open World, quindi vi parlo anche di buonanotte, di GTA 5. Stessa cosa anche Red Dead Redemption 2. Però hanno una particolarità questi tre giochi rispetto a Cyberpunk, che prima di tutto graficamente parlando sono standard per quella console, piattaforma. Non hanno voluto andare oltre. Però è un open world dove è limitato. Uno direbbe in che senso? Fateci caso. GTA 5, personaggi quanti ne trovate che camminano palesemente in strada? Pochi. Vi parlo di una decina forse. Decina da una parte, 4 dall'altra. 3 da una parte, 5 dall'altra. In quel corridoio dove voi camminate, dove voi passate, poi ovviamente quando girate con la macchina poi vedete altri pedoni che gironzolano, ma sono un 4, sempre un 5 e basta. Stessa cosa vale per i veicoli, stessa cosa vale che le case sono, tra virgolette, finte, ovvero sono solo estetiche dall'esterno e basta, dall'interno non si entra. Red Dead Redemption 2, ad esempio, sì e no, perché ad esempio è nettamente superiore perché è un po' più avanti come anni, però sempre ci sono pochi personaggi, sempre sono fatte da
casine da villaggi, da cittadelle, paesini, non stiamo parlando di metropoli. Stessa cosa The Witcher. The Witcher 3, bello, spettacolare, tutto grande, ma sempre limitato di caricamenti. Pochi elementi da caricare nelle mappe, pochi nemici, per esempio. Non è che affronti orde di mostri e gira qualsiasi cosa. Per esempio, Monster Hunter, questa è una cosa, è un mezzo open world, perché è suddiviso in aree, però lì c'è tanta roba lì dentro. Se Monster World fosse stato veramente un open world, avrebbe scassato le console attuali. Sì, perché con tutti i dettagli di tutte le mappe, ma minimappe che ci sono, delle mini aree, io alzo le mani, è uno spettacolo. Se l'avessero fatto alla Cyberpunk, secondo me avrebbe sfondato tantissimo, perché mette in considerazione tanti NPC, mette in considerazione tanti punti, tanti dettagli e cose varie. Cyberpunk fa la stessa cosa, solo che quelle sono aree, quindi ci sta sempre il momento di caricamento, quindi questo salva giustamente l'adattamento anche nelle vecchie console. E poi si gioca tranquillamente nel nuovo. Però che succede? Cyberpunk ha troppi dettagli. Ha dettagli texture, dettagli di proprio materiale delle texture. Quindi non parlo soltanto texture generico del personaggio, che vedi gli occhi, vedi le labbra, vedi il corpo. No, vedi la pelle, vedi la differenza di metallo, vedi il dettaglio delle mani che possono essere cibernetiche o meno. Vedi il tessuto di pelle, se tiene a pelliccia, se tengono una pelliccia, se hanno un pantalone di ecopelle, in pelle, il latex, jeans, maglietta, t-shirt, camicia, giacca, pure un normale felpa. Sono tutte texture diverse, tutte. I capelli, stessa cosa, i capelli non sono rigidi, ma sono tanti, tanti filamenti composti da due filamenti a capello, cioè per intenderci un capello, per esempio, ecco, vedete qua, questo è un ciuffetto, poi e questo si muove da solo, prendi, poi c'è questo che lo prendi da solo, poi c'è questo, lo prendi da solo e man mano questi sono i capelli di Cyberpunk, i capelli di una PlayStation 4, no, la PlayStation 4 non ti fa, non prende un tot di capelli come ho fatto prima, ma prende tutta una ciocca così un po' il doppio, fa l'effetto trasparente che li tagliuzza e li fa muovere così, ma li fa muovere così rispetto alla versione di Cyberpunk, e questo è un'altra cosa. C'è un altro fatto, il numero di persone che si trova in Cyberpunk. Soprattutto personaggi che poi tu interagi, raga, voi interagite con tanti personaggi secondari e primari, anche quelli non secondari, quelli persone a caso, li vedi, ci parli un attimo, e sono tantissimi, troppi. Poi ci sono luoghi, palazzi dove tu puoi entrarci dentro, e sono tanti, non so pochi, perché tu entri proprio in queste strutture, la maggior parte, ed è tutto un open world. Tutto, tutto un mondo. Dove tu da quel posto dove sei stato, che ne so, perché tu puoi partire in tre modi nel gioco, in tre modi. Uno fuori la metropoli, quindi nell'esterno. Un altro invece nei sobborghi, nei sottofondi praticamente della città, quindi zona mafiosa, o da ricconi. Quindi vedi proprio la metropoli, quella bella, quella proprio mamma mia, no? Ecco, non quelle fogne, la parte ignorante. Problema, ecco qua il problema. Il problema è proprio questo. Dico proprio questo perché è molto dettagliato e accurato. E ci vuole tanta memoria di file, ok? Una console di old gen non ce la fa proprio, neanche se stesso i sviluppatori cercano di adattarlo e renderlo giocabile per quella piattaforma. Perché
avete ucciso il gioco. Infatti, molti hanno detto subito che è un altro gioco. Queste sono le testuali parole di tanti YouTubers che dicono effettivamente che è un altro gioco. Problemi di frame rate, quindi lagga, scatta. Ah. Poi c'è un altro problema, il numero di persone. Tu non vedi persone che camminano, è abbandonato, è una metropoli abbandonata. Avete giusto quei boss, quei nemici che puoi menare, quei cattivi, tra virgolette, e civile, 2 o 3, basta, 3, 4, 5. Poi si rispotta da un'altra zona. Non so che dire, un po' mi dispiace per chi l'ha comprato per la PlayStation 4, perché mi arrabbio, mi dispiace molto, perché un mio amico ad esempio lo voleva comprare, io ho detto non t'azzardare, non lo fare, ho detto dai ma io lo voglio perché Cyberpunk lo voglio, non posso prendere la PS5 però la voglio, io ho detto non prenderlo per PS4, non lo prendere, il gioco è troppo potente, per PS4 sarà una cagata. Ma non perché è un insulto, perché è troppo potente per quelle generazioni. È come mettere un gioco alla PS3, ok, attenzione, sottolineo la parola PS3, in un gioco alla PS2. Per esempio, io mi ricordo ancora, nel periodo della PS2, c'erano giochi come Marvel's Ultimate Alliance 2. Aspettate, ancora non ho finito. Transformers, il 2, la vendetta del caduto. Avete capito dove sto arrivando? Per PS3 erano più o meno lo stesso standard della tipologia di gaming, di gioco, attenzione, col PC. Ok? Per la PS2 erano altri giochi, erano completamente riadattati in un altro modo. Perché no, la PS2 non avrebbe mai supportato tale potenza. Ecco dove voglio arrivare. Io mi ricordo quando ho preso Transformers MS2 per PS2 ero contentissimo perché io sapevo le immagini, ho visto il retroscena di Gangola. Quando è partito il gioco ho detto cos'è sta cosa. Era la versione di Nintendo Wii. Raga, Nintendo Wii. Aveva la stessa versione da Nintendo Wii. E io, ok. Un secondo, arrivo. Ultimate Alliance 2 per PS2. Allora, io avevo visto la versione per PS3 e per PC che era uno spettacolo. Io l'ho amato il primo. Ma quando al 2 ho scoperto che era con design completamente diverso, io sono rimasto male. Aveva le stesse dinamiche della versione della 3, ovviamente, quindi team match, attacchi misti, aveva tutto. Stesso stile classico dell'originale, del 2 oltretutto, del primo. Problema, i modelli facevano tutti schifo. Erano praticamente un unico pezzo, cioè era un unico modello senza dettagli, senza texture. E la cosa più triste, raga, è che avevano le stesse cinematiche del gioco base del 3 e della PS. Sì, del 3 e del PC praticamente. Io ero triste, cioè. E lacrime, la tristezza sbarra delusione. L'unica particolarità però che è stato molto favorevole è che si sono i sviluppatori hanno un po' detto una cosa, hanno fatto una cosa geniale in questo gioco però. Hanno fatto qui ad esempio questa è la so per questo qui, versione PS2, ve lo leggo proprio. Allora, parte multigiocatore fino a 2 giocatori. Vabbè, e meno male che l'originale, il primo erano per 4 giocatori, si poteva fare, però. Fino
Figuratevi. Poi espande il gruppo di personaggi con Ciclope, Psylocke, sì, e Blade. Avete sentito i nomi? Sì. Avevamo personaggi di X-Men. E per PC con la PS3 non c'erano. Questi qua sono stati aggiunti, alcuni anche extra, in più che non ci stavano neanche nella versione fatta da ignorante, perché giustamente il gioco faceva troppo schifo. Quindi, e le mappe erano le stesse, però variavano il design, tutto. Però hanno fatto una genialata. Aumentiamo e cambiamo le missioni. Mettiamo personaggi che non ci stanno nell'altra versione per scusarci. In parte sono rimasto contento perché ero contento del fatto, però era geniale perché hanno fatto un altro gioco vero e proprio. Aveva un'introduzione di gaming estremamente diversa da quello del 3. Cioè, quello là della PS3 sbarra PC. E il gioco, a parte che manuale italiano e gioco in inglese qua era tristissima la cosa. Vabbè, ovviamente. Questo gioco è uscito nel, ecco, 2009. No, questo lo posso. Io sono rimasto malissimo quando vidi sta cosa. Però sono stato contento perché hanno adattato il gioco in un altro modo. Cyberpunk 2077, secondo me, doveva fare la stessa cosa. Uno direbbe in che senso? Doveva fare un gioco completamente diverso per non faticare la vecchia piattaforma che non regge alla gioco base perché c'è una varietà grafica e di memoria troppo elevata che una piattaforma precedente non regge. Punto. Questa cosa hanno sempre voluto evitare i sviluppatori perché una transizione di next gen a volte porta proprio a fare delle scelte un po' brutte del tipo o faccio tutto next gen o facciamo un modo diverso di quel gioco, sia nella versione old sia versione next. Il problema è che non è sempre fattibile. Quello è uno di quei pochi casi che è stato fattibile. Tranne per Transformers 2 che hanno praticamente preso la versione, e si vede, purtroppo si vede, di Nintendo Wii e hanno riportato nella PlayStation 2 perché giustamente era più adatta. Era perché poteva supportarlo e io ci sono rimasto male quando ci ho giocato perché io avevo visto una spettacolarità di giochi, di dettaglio dei personaggi, ma quando ho giocato in quello sono rimasto male perché era fatto troppo male e non era neanche corrisposto alla dinamica di gioco, neanche come grafica con i modelli del primo gioco capitolo di Transformers da Game, ah, ovviamente riferito al film di Michael Bay. Questo è. Quindi Cyberpunk 2077 lo sapevano i sviluppatori che non reggeva la console vecchia. Infatti hanno rimandato, soprattutto per riadattare Cyberpunk 2077 alle vecchie console, che comunque stanno avendo dei fallimenti, ha avuto dei grossi fallimenti e la gente si sente presa molto in giro. Non mi sorprende. Grande. Non mi sorprende, raga. Non mi sorprende che si sentono presi in giro perché voi case sviluppatrici dite che supporta PlayStation 4, dovete dire no, non supporta, mi dispiace, questo è un gioco solo per la next gen. Dovete già dirlo dall'inizio. Invece avete un po' illusi perché magari, ok, forse loro dicevano ce la facciamo, ce la possiamo fare. Il problema è che voi avete visto dopo, perché voi avete migliorato drasticamente il gioco più avanti, quindi ovvio che da 2 anni che è stato annunciato e molti hanno già fatto il preacquisto, voi siete rimasti fregati, che avete detto cazzo, hanno fatto il preacquisto, l'hanno ordinato, aspetto solo il gioco per la PS4, il gioco non funziona la PS4, che facciamo? Ovviamente sto facendo esempio PS4, però questo vale anche per l'Xbox, Xbox One X, e praticamente quello dico, cacchio, che famo? Dobbiamo alzare le maniche e risolvere il problema. E fare una versione ancora più compressa, proprio male, proprio
del Cyberpunk 2077 per le vecchie console. E il problema è che stanno avendo comunque difficoltà perché il gioco è troppo ignorante, ok? Per dettagli, spettacolarità, in ambito artistico è ignorante. Punto. E ecco perché il gioco stesso dicono: guardate, chi lo prende per PC, attenzione, prendete una 2060, vi toglie il pensiero. Una 180 al massimo, una 1080, scusatemi, è il minimo per sopportare il gioco. Vi ho detto tutto. Quindi non mi immagino per le console da PS5 che ci saranno pure degli update futuri grafici per un miglioramento per adattare il rendering meglio, migliore. Però PS4 e Xbox One X sono fottuti. E che non reggono. Non reggono proprio perché poi ci sta il problema dei frame rate. Poi, ovviamente, questa è una cosa che lo sanno. Questo l'ho capito man mano. Che praticamente, quando un gioco è troppo potente, però hai una piattaforma, in questo caso io parlo di PC in questo caso, non è potente, ma è molto debole, però tu gli dai tutto il minimo per giocarci, magari funziona al minimo, tu vedi più bug allucinanti, ma solo nel tuo punto di vista, al di là che è online o non online il gioco. Uno direbbe in che senso? Ho un mio amico che gioca sempre a Battlefront 2. Grievous tiene il gioco come si chiama? Per il portatile sbarra PC, che però non sono potentissimi come il mio, sono nella media, forse un po' più poco perché è un po' più vecchiotto. Mette il gioco tutto al minimo. C'è un problema. Quante bug lui vede? Lui vede tanti bug che io dico: no, io non vedo niente. Ma io vedo così e ho capito, vuol dire che è un problema tuo. Si vede sempre nell'HRT che ci sta sotto l'HRT. Io questi bug non ce li ho quasi più, non li vedo dagli albori del 2019, da quando ho aggiornato il PC praticamente. Però questi bug li vedevo con il vecchio, però, per esempio. Quindi ovvio che mo sto pensando, allora ecco dove stanno i bug spesse volte. Perché si basa dal gioco. Purtroppo si basa dal concetto del gioco. Dal gioco della tua scheda video, processore, cosa fai? Questo come PC. Per le console li adattano proprio per non avere questi problemi. Essendo che spesso ci sono, allora li riadattano, li migliorano, vedono un po' qual è la situazione. Il problema è che nella PS4, old gen, anzi specificata adesso old gen, non possono perché devono abbassare ancora di più. E come fate? Qualche palazzo dovete rimuovere. Dovete rimuovere forse qualche palazzo. Dovete togliere un po' gli effetti di luce. Dovete togliere tanta roba. Dovete rirenderizzare i capelli. Perché nella PS4 hanno fatto i capelli più o meno identici al PS5. No, devo riadattare i capelli e farli piatti, schiacciati, farli una versione che è brutto da vedere, ma saranno una cosa appunto così. A posto di essere più aperto. È più bello da vedere, insomma. E quello è una cosa, i capelli pesano già solo quelli. Raga, tanta roba. Un po' mi dispiace, ripeto, per chi l'ha comprato il gioco per la PlayStation 4, però il vero problema è quello. Avete fatto un gioco troppo ignorante, che per carità, quello che volete è spettacolare, però vi siete fatti zappata ai piedi da soli, cioè vi siete fatti la tomba da soli praticamente, perché avete detto che era idoneo per la PlayStation 4, perché voi speravate che ce la faceva PS4, non ce la faceva, perché voi avete dato troppo per scontato che non era forse così tanto problematico la old gen, invece sì, perché voi l'avete fatto troppo potente con questo gioco. Ovvio. Quelle. Se no, perché hanno fatto, per esempio, molti giochi si sono limitati su certe cose, per fare un banale esempio. Per esempio, ecco, Final Fantasy VII Remake, io lo ripeterò sempre, molti diranno che non è vero, però io lo ripeto lo stesso. Il riflesso di vetro dello specchio. Uno dirà: vabbè, quello è stato un errore tecnico. Io ho questa indecisione dicendo sì e no, perché guardate che fare il riflesso del vetro è come riportare una versione dall'altra parte al contrario, vederlo in 3D però.
Il riflesso vetro non è facile da fare per le console. Per PC sì, perché hanno la potenza necessaria per fare il riflesso. Però attenzione, il riflesso. Alcuni giochi non fanno il riflesso, ripropongono proprio la stessa telecamera, però nella maniera opposta e tu ti vedi nello specchio come fosse che vedi un riflesso, ma in realtà vedi proprio te da un'altra parte. Però a effetto specchio, come un taglio, e dicendo: guarda, ti stai vedendo lo specchio, ma in realtà è come che stai guardando una telecamera, una porta in un'altra dimensione, tra virgolette, un'altra parte del gioco, che tu ovviamente non entrerai, ovviamente, che ti blocca, ovvio. Però immagina se c'è un bug, tu ci entri dentro e involontariamente ti trovi dalla parte opposta di quello schermata. Vi assicuro che può succedere. Come si chiama? Final Fantasy VII aveva molti dettagli, troppi. Si è limitato. Ha detto: lasciamo stare questa cosa del vetro. Lo faremo più avanti. Perché abbiamo messo troppe cose ignoranti. Ed è vero. Il gioco è ignorantissimo. Quindi, ignorante vi parlo come tipologia di gioco per la PlayStation 4. Figurati. Ovviamente io vi parlo della PlayStation 4 o dell'Xbox standard, ok? Quelli là della old gen. Poi ci sono le versioni un po' più aggiornate che mi dicono che quelli là, forse la PlayStation 4 Pro, forse regge. Ma mi sembra pochettino, però sempre bug e errori ci sono tanti rispetto alle ultime console. Vabbè. Detto questo, raga, io vi saluto. Scusate, è durato 31 minuti il video, 32, anzi. Qui del 38, buona domenica. Abbiamo parlato di questa situazione di Cyberpunk, anzi 32, è stata una bella discussione perché comunque vi ho spiegato una cosuccia che anche storia qua PS3 e PS2, quindi sotto sotto è stato anche interessante. Bene, raga, qui del 38 passo e chiudo.